Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Beth FPV HX115LR, microdrone classe Toothpick con alcune caratteristiche molto interessanti. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo il drone, una batteria ed un set di eliche. La batteria è una Beth FPV 450 mAh da una cella. Il connettore è un BT2 che viene usato da Beth FPV su tutti i suoi modelli A1S. Questo tipo di connettore dovrebbe avere prestazioni migliori rispetto ai soliti JST, perlomeno comunque è molto comodo da usare. La forma ricorda un XT30, anche se decisamente più piccolino. Le eliche sono delle 3020 bipala ad alta efficienza, che sono state scelte soprattutto per dare buoni tempi di volo. Con il drone ce ne vengono dati due set, così abbiamo anche quelle di ricambio. Vediamo ora nel dettaglio tutte le componenti del modello. Il telaio è in fibra di carbonio ed è stato tagliato in modo da rendere la struttura il più leggera possibile. L'interasse è di 125 mm. Lo spessore è di 2 mm per la piastra inferiore e di 1,5 mm per quella superiore. Il peso totale con eliche e batteria è di 56,8 grammi. I motori sono dei Beth FPV 1102 da 18.000 kW, quindi sono pensati per l'ipo a una cella. Lo spessore dell'albero è di 1,5 mm, tenetelo a mente nel caso vogliate prendere altri set di eliche. I motori si fissano al telaio tramite 3 viti, ma come notiamo il frame è compatibile anche con motori a 4 viti. Questo è positivo e ci dà una maggior scelta nel caso più avanti volessimo fare un upgrade dei motori. Per quanto riguarda la VTX abbiamo una M02 5.8G che ci mette a disposizione una potenza massima di 350 mW. Volendo possiamo scalarla anche a 200, 100 o 25 mW. I canali sono 37 divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. Possiamo fare tutte le configurazioni della VTX tramite protocollo Smart Audio. Il connettore è un IPEX al quale abbiamo collegato un'antenna Beth FPV AIR con polarizzazione RHCP. La videocamera è una HDX Ant con formato nano, quindi misura 14x14 mm. Il sensore è un CMOS da un terzo, la risoluzione è da 1200 TVL e la lente è da 1.8 mm. Ho già avuto modo di provare questa videocamera anche su altri micro e posso confermare che è una buona immagine e dei bei colori. Passiamo al flight controller, su questo modello abbiamo un IO Beth FPV F4 Pro, si tratta di una scheda che integra ESC e flight controller tutto in uno. Per quanto riguarda il flight controller abbiamo processore F411 e giroscopio M+6000, si tratta di caratteristiche standard per questo tipo di droni con batteria e una cella. Qui notiamo il chip dell'USD per avere a schermo tutti i dati della telemetria come RSSI, carica della batteria, tempi di volo eccetera. Qui invece troviamo il connettore USB tipo C per configurare Betaflight. Per quanto riguarda gli ESC abbiamo dei BLLS da 12A con un picco massimo di 25A. Di solito i Micro Uno S hanno degli ESC da 5A, ma visto che questo modello usa eliche da 3 pollici, Beth FPV ha voluto mettere nella sua scheda ESC da 12A. Questa scelta è buona perché comunque con queste eliche si ha un assorbimento di corrente maggiore e 5A potrebbero non essere sufficienti. Per quanto riguarda la ricevente, abbiamo una Express LRS da 2.4 GHz integrata nel flight controller. Questo rende il micro molto interessante, infatti grazie a questo sistema avremo un segnale radio solidissimo e non dovremo preoccuparci di failsafe. Da pochissimo ho avuto modo di recensire il modulo Beth FPV, che è proprio quello che serve per usare questo micro. Se volete maggiori info su questo sistema potete vedere la mia guida che vi lascio linkata in descrizione. Personalmente credo che avere questo tipo di sistema integrato sia una scelta molto positiva, in quanto il firmware Express LRS garantisce ottime prestazioni e i moduli hanno un costo decisamente contenuto. Per quanto riguarda l'utilizzo, è un sistema molto semplice e nella mia recensione ho spiegato nel dettaglio come aggiornare sia il modulo che la ricevente. Senza rifare tutti i passaggi, vi faccio vedere velocemente come si aggiorna la ricevente integrata di questo modello. Di solito prima di arrivare a questo punto è necessario settare la ricevente su Betaflight, ma visto che questo modello arriva già configurato, partiamo direttamente dal configurator. In release assicuriamoci di scegliere la stessa versione che abbiamo usato per il modulo.
Come target scegliamo BetFPV 2.4 GHz e device BetFPV 2400RX. Come metodo per il flash scegliamo Betaflight Pass-Through. Qui lasciamo le stesse impostazioni che abbiamo usato per il modulo, in particolar modo ricordatevi di usare la stessa password. A questo punto colleghiamo il flight controller alla porta USB. Adesso facciamo build and flash, partirà l'aggiornamento firmware. Perfetto, aggiornamento completato. Visto che abbiamo usato la stessa password su modulo e ricevente, quando radio e modello saranno accesi, si associeranno in automatico. A questo punto spostiamoci su Betaflight per dare uno sguardo alla configurazione. Vi faccio vedere i settings più rilevanti e quelli che ho modificato io. Per quanto riguarda la versione, abbiamo la 4.2.9, che è la più recente disponibile al momento. In ogni caso, se non siete degli utenti esperti, vi sconsiglio di aggiornare, perché comunque già questa versione offre tutte le feature più utili che ci mette a disposizione Betaflight. Come vedete in port, lo Smart Audio è stato collegato in una soft serial, quindi aggiornando dovrete andare a configurarla di nuovo via CLI. La configurazione è abbastanza standard, con D-Shot 600, gira 8 e PIDA 4 kHz. Notiamo qui come l'ordine dei motori sia impostato su Props Out, tenete alla mente quando sostituite le eliche. Per quanto riguarda la ricevente, se avete Express LRS è giusto che qui ci sia Serial Based e sotto CRSF. Qui è molto importante che RS6 analogico rimanga disattivato. Per quanto riguarda il PID Tuning è accettabile, anche se sicuramente si potrebbe fare di meglio. Se siete agli inizi comunque potete anche lasciare tutto così. Passando ai rates, io li ho portati a 1.4 per fare flip and roll un po' più veloci, il resto l'ho lasciato tutto com'era. In receiver assicuratevi di avere corrispondenza tra il movimento degli stick e quello delle barre qui a schermo. Se così non fosse, cambiate a Ether 1234 in Tire 1234 o viceversa. Inoltre, per riceventi con Express LRS, RS6 Channel deve rimanere disattivato. Per quanto riguarda i modi di volo, li ho risistemati in questo modo aggiungendo anche il prearm, che è una feature da avere assolutamente. Qui ognuno si sistema le switch un po' come preferisce, in ogni caso usando Express LRS è fondamentale che l'arm sia associata all'AUX 1, gli altri comandi invece potete sistemarli come meglio preferite. Su OSD BetFPV ha inserito troppe informazioni mettendone anche di superflue, io ho ripulito il display sistemando l'inquality in alto a sinistra, carica della batteria al centro e nome modello a destra. I warnings come sempre è bene tenerli ben visibili al centro. Sempre a proposito di warnings, assicuratevi che l'inquality sia attivato mentre RSSI ed RSSI DBM siano disattivati. Passando al tab VTX, come vedete la table è già configurata, quindi da questo punto di vista non c'è bisogno di intervenire. Nel caso vi dovesse servire, trovate la table di questa e tanti altri VTX su questo sito, vi lascio il link in descrizione. Su Betaflight non c'è altro di interessante da vedere, possiamo uscire. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che la componentistica usata per questo modello è di buona qualità. Flight controller, VTX, videocamera e comparto ricevente fanno bene il loro lavoro e sono mediamente superiori a quello che possiamo trovare su droni simili. L'idea di BetFPV con questo HX115LR è di creare un microdrone da long range, per quanto di long range si possa parlare, con un micro a batterie da una cella. Da questo punto di vista Express LRS ci garantisce un ottimo range, ma purtroppo il limite è dato dalla LiPo a 450 mAh che viene fornita in dotazione. Questa batteria ci dà un tempo di volo di circa 3 minuti e mezzo, assolutamente insufficienti per coprire distanze degne di nota. Un'alternativa alla LiPo quindi potrebbe essere una Lion 18650, ma per poterlo usare dovete stamparvi un case o prenderne uno già pronto e collegarlo direttamente al flight controller. Non ho ancora avuto modo di provare questa soluzione di persona, ma dai test che ho visto online con una 18650 si dovrebbero riuscire a superare abbondantemente i 5 minuti. Questo permette di coprire distanze maggiori, soprattutto grazie al sistema Express LRS integrato.
In conclusione, se cercate un microdrone dalle buone caratteristiche e con integrato una ricevente Express LRS, questa KX115LR può essere una scelta da tenere in considerazione. Valutate però che se volete usare questo drone per fare long range, dovete trovare un modo per usare la Lion o stampandovi un portabatteria o comprandone uno già pronto. Se vi serve, in descrizione vi lascio il link alle STL che ho stampato io o un case già pronto da ordinare insieme al micro. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione del Beta FPV HX115LR. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.